Ciao a tutti. Tutti, benvenuti in questa nuova serie Staff & Mary Passione Home Tour, o penso, perché non sappiamo ancora come lo chiameremo, ma fate finta che si chiamerà così. Vabbè, già avete capito insomma che si tratterà di una serie di home tour, più particolare perché non saranno semplici home tour, ma andremo in queste case in base alle città che visiteremo. Che ne so, se un giorno andremo a Londra faremo un home tour a Londra, se un giorno lo faremo in Giappone lo faremo in Giappone. Esatto, così da farvi scoprire stili diversi, magari di vari appartamenti, un po' stile real time, trips. Sì, molto anche divertente. Esatto, dato che noi amiamo gli home tour e anche voi amate gli home tour, perché no? Perché non farlo? Esatto, e quindi dato che ci troviamo a Perugia, iniziamo da Perugia. Eccoci nella prima casa della prima puntata e ci troviamo in Via della Viola. Questo è un quartiere molto ma molto bello, veramente penso sia uno dei miei preferiti qui a Perugia, e si trova in centro storico. Questo quartiere è caratterizzato dal fatto che è pieno di opere d'arte, praticamente è la via degli artisti, infatti sì. Se ci verrete troverete un sacco di opere d'arte appese sui muri, è molto colorata, molto bella ed è anche piena di bar, pub. Sì, è molto vivace, si può dire. Ora come ora è un po' più tranquilla a causa della pandemia. Possiamo dire che è una via che merita di essere visitata, insomma. E perché non visitare anche le case? Esatto, e se mai vi trovaste a Perugia e vi piace questa casa, insomma, perché non prenotarla direttamente con il link che troverete in descrizione. Quindi ragazzi, iniziamo subito il nostro home tour. Appena siamo entrati, wow, sorpresa, siamo già entrati nel vivo dell'appartamento. Infatti, come potete vedere, c'è questo spazio gigantesco per essere in centro storico, ragazzi, mi raccomando, ricordatevelo. E infatti c'è uno stile un po' rustico, come, non so se vi ricordate, il nostro home tour nella casa al centro storico. Se non l'avete visto andatelo a guardare, con queste travi che a quanto pare... questa è finta. A quanto pare caratterizza il centro storico. Infatti vedete che qui c'è questa finta trave di legno dipinta, molto bella. E poi qua arriviamo allo spazio viola, come lo chiamerei io. Mi dà questa impressione, non so se anche a voi. Ed è molto, non lo so, qui ti trovi molto in Provenza. Cioè se guardate c'è questo stile un po' lavanda, un po', non lo so. Io qui ci metterei anche del profumatore alla lavanda, così giusto per sentirsi ancora più in Provenza. E poi però se andate in là trovate uno stile chic, cosy, non so come definirlo, ma ti fa sentire molto a casa, molto... non lo so, mi viene voglia di saltare sopra questo divano, per quanto sembra comodo. Infatti lo farò. Effettivamente è molto comodo, ragazzi. Sì, anche molto bello visivamente, cioè sembra proprio invitante. Poi qua c'è un poggiapiedi, non lo so. Però è molto bello, da questo tocco un po' rustico, con questo arredamento molto... Non siamo architetti e designer, quindi passiamo avanti. Sì, qua abbiamo anche una TV con una bellissima lampada che illumina quell'angolo molto molto bene, cioè molto carino anche da vedere, con un semplice mobile che comunque... il legno che richiama il suo stile. E il tavolo, infatti mi piace molto questa cosa, l'arredamento è molto semplice però comunque richiama, infatti il pavimento richiama il mobile, richiama il tavolo, queste sedie spiccano su questo tavolo in legno. E poi mi piace un sacco questa lampada. Cioè ragazzi, dovete assolutamente venire qui ad alloggiare, perché ci alloggerò anch'io. Sì, e poi c'è anche il condizionatore, che non è una cosa da pochi. Cioè Perugia, condizionatore, questa casa molto carina, meglio di così. Ok, io direi di passare alla vista, perché vista centro storico non ve la potete perdere. Esatto. Comunque si vedono i tetti e c'è il vis-à-vis con un palazzo più antico, molto carino, molto rustico, si può dire, del centro storico, tipico. E qui ci sono anche dei libri, ragazzi, cioè vi state annoiando? Leggere un libro, c'è anche il mio amato Stephen King! Venite qua, vi sedete su quel divano comodissimo, leggete il libro oppure mettete una serie qua e avete la vista sul tetto. Non è un tetto parigino, ma è comunque un tetto bello. E passiamo subito alla cucina, però prima di passare alla cucina vi facciamo vedere questo quadro, che anche questo è molto carino e ci sta bene con tutto il stile, vero? Sì. Quindi raga, passiamo subito al mio spazio preferito, alla cucina, che è bella grande come si può vedere, molto lunga anche, e ha una bellissima cappa, tantissimi posti insomma dove mettere le cose. Ha un fuoco bellissimo, cioè, insomma, ci sono quattro fuochi. Ma quanto sei bello fuoco! Sì, esatto. Ma sei troppo cioè, bello! Cioè, veramente, questa grande sembra molto funzionale. Funzionale, sì. Poi qui abbiamo il sale, lo zucchero, insomma, e altre cose. E vabbè, a parte le sospensioni varie, si vede che è stata fatta con gusto questa cucina. Un lavandino spettacolare. Magari noi a Parigi un lavandino così. Guardate qua, c'è un mega rubinetto con due bei vasconi dove mettere le cose. Il nostro è tipo solo così. Però diciamo che ci ricorda un po' la nostra cucina, il fatto sì, che... Sì, sì, sì. Ah no, ok.
Sì, ci ricorda un po' la nostra cucina. Sì, le sospensioni magari sono giusto per non sbattere sopra. E abbiamo le sospensioni anche qua. Qua si chiude, sì, esattamente, sì, sì, qua è come la nostra cucina, sì. E poi gli armadi sono in abbinata con il frigo, che anche questo è molto spettacolare. Si vede che è una collezione, c'è, cioè, scritto proprio Rex, che è il nome del mio cane. No, non ho un cane. Molto molto bello, molto grande. C'è anche il congelatore. Raga, è stato fatto veramente bene. Il forno. Il forno. Cioè, questo è grande come il nostro forno che abbiamo a Parigi. E... non c'entra nulla. Ma la cosa più bella per raggiungere, sì, è la vista. Sì, è vero, c'è questa vista sui tetti, molto molto figa. Se volete bere del vino, ci sono anche i bicchieri. Sì, c'è anche questo dondolo che poi Maria Grazia ci salirà sopra. No, non è vero. Tralasciamo le stronzate e andiamo a vedere la dispensa, perché c'è anche dispensa. Ve l'ho detto, è una cucina veramente grande. C'è la lavatrice che sta qua un po'... è nascosta dal resto della casa. Accendiamo la luce. Oddio, sono rimasto cieco. E qua abbiamo tantissime spezie. È molto fornita questa casa. Anche l'olio, robe varie. Queste cose sono... sottaceti, perché no? Cioè, casa veramente e fornita. Voi... su Airbnb la trovate, prenotate. E voi pensate che sia finita qui? E invece ma no. No. Qua c'è un altro sgabuzzino che però non vi faremo vedere perché ci sono cose, detersivi e roba varia, sì. Passiamo ora invece alle camere, giusto? Andiamo. Welcome in my crib. No, not non mine. È tua. Iniziamo subito dalla prima camera, che è quella, diciamo, più piccolina, molto carina, con un bel letto e una bella vista, anche sempre uguale a quella di prima, sui tetti. E possiamo dire che anche questa camera è stata fatta molto con gusto, perché abbiamo, insomma, queste lampadine qua. Gli interruttori sono veramente spettacolari e qua ci sono delle librerie, ragazzi, sia dalla mia parte che dall'altra parte. Ci sono vari libri, cose, CD, quindi se volete, che ne so, la filosofia e altre robe, potete tranquillamente leggere. Il letto sembra molto comodo e infatti lo è. Sembra tipo il materasso che abbiamo noi. E ci sono altri dettagli qua che vi facciamo vedere esattamente in questo momento. Molto carini. E quindi passiamo subito all'altra camera. La vuoi presentare tu? Yeah. Ci diamo lo switch? Yeah. Andiamo. Ed ecco la stanza, penso matrimoniale, quella più grande. È un po' più buia, però vabbè, pace, arriva meno luce, anche perché qui è proprio vis-à-vis, cioè il muro non è distante, ma questo non è un problema perché ci sono ben due tende. Questa è anche molto scura. E questa casa può essere affittata da due persone, da quattro, o se siete da soli, anche da soli, cioè non c'è nessun problema. E potete vedere che qui c'è uno stile un po' più elegante, un po' più, non lo so, antico, mi ricorda molto, non lo so, sembra tanto. Molto regale, posso dire. Sì, è vero, sembra molto regale. Questi dettagli in oro mi piacciono un sacco, soprattutto questa lampada, quella è molto bella. Sì. E poi vedete, ma questi sono bellissimi, questi sono dei cubi. Mobiletti sospesi, sì, veramente carini, mi piacciono veramente un sacco. Penso che questa sia la mia stanza preferita, perché è veramente veramente bella. Poi c'è una scrivania, cioè ragazzi, una scrivania con un cassetto. La scrivania! Sì, esatto, che compreremo anche noi quando ritorneremo a Parigi. Già mi vedo qui a montare video. Sì, e poi ci sono io, che sto riprendendo. Ah, c'è anche lo specchio. Sì, c'è anche lo specchio. Esatto, se volete specchiare, c'è anche lo specchio. C'è questo attaccapanni a vista molto moderno e elegante, secondo me. Sì, è vero. Mentre lì c'è un armadio gigantesco, qui c'è solamente questo, però vabbè, dai. E andiamo in bagno! Che secondo me è un pezzo forte della casa anche. Guarda, attenti allo scalino. Sì, guardate qua che bagno. Cioè, ragazzi, ma questo specchio, io lo voglio. Cioè, io voglio questo specchio. Guardate, ci sono due rubinetti. Quanto entusiasmo! Mi piace questa cosa, è molto molto grande. Mi piacciono i lavabi giganti, poi ci sono dei rubinetti, cioè... Sì, veramente, fatto veramente carino. Anche lo specchio è molto grande, dettagli in oro. Io la vorrei una casa così. Esatto, qui c'è anche la doccia, molto semplice, una classica doccia. E anche qui c'è la finestra, ragazzi. Esatto, vediamo la vista. Fate i piccioni. Qua c'è un arco. Ma ritornando a noi, c'è raga, vi immaginate i selfie allo specchio con questo specchio? Cioè, sì, a parte, okay, gli scherzi, ok che non si fanno più, però
Sì, saluta nello specchio. Ciao. E comunque volevo farvi vedere che la doccia, sì, è una normale doccia, però c'ha il, insomma, il coso molto, molto comodo, sia sopra, si chiama... sotto, si lo chiama... spruzzino, non so. No, si chiama, ha un nome specifico, mi piace, io ci verrei in questa casa, peccato che già siamo in un'altra casa. Ma c'è scritto tirare, se spingo. Non lo Comunque anche i sanitari sono molto belli, sono sospesi, che hanno il loro impatto, possiamo dire. E sì, niente. Il bidet ricordiamoci che è importante. Sì, per noi che non ce l'abbiamo a Parigi. Nelle case che vi faremo vedere in futuro sicuramente questo non ci sarà, quindi tenetelo a mente. Sì, abbracciamo il bidet parte 2. Andiamo in soggiorno. Comodo, eh? Eh sì, ci dormirei pure qua, è troppo comodo. Sì, infatti è molto invitante. Eccoci qui, amici, abbiamo finito il primo episodio della prima serie in assoluto su YouTube Italia. No, a parte gli scherzi. Speriamo, insomma, che siamo gli unici ad averlo fatto. Esatto, questa serie del giro nel mondo. Cioè, a noi è sembrata una cosa veramente particolare, veramente figa. Magari un giorno, che ne so, andiamo in Giappone, affittiamo una casa e facciamo un home tour nelle case magari anche più tradizionali di questi posti. Secondo me è una serie veramente figa. E iniziare dalla nostra città porteremo un po' di tutto. Comunque speriamo che questa casa sia stata di vostro gradimento. A noi ci è piaciuta tantissimo. Cioè, guardate qua che roba. E niente, ragazzi, se volete prenotarla, vi lasciamo il link giù in bio. Mi raccomando, se vi trovate a Perugia, affittate questa casa. È un centro storico, punto veramente a favore, perché a due passi arrivi in centro, appunto. Sì, poi merita. Se non meritava, non ci saremmo fatti tanti problemi a dirvelo. Comunque sia, lasciate un like per sostenerci e iscrivetevi al canale per farci crescere. E al prossimo home tour. Ciao amici. Ciao.